www.renaultitalia.it e andiamo a cambiare il motore del Sima X8. Lo giriamo, sviliamo il coprimotore, sono due viti a stella. Accediamo al vano, stacchiamo il plug. Andiamo a rigirare il motore senza toccare le eliche e andiamo a levare le due viti che bloccano il motore da sopra. Questa è la prima vite, quella lì è la seconda. Perfetto, a questo punto il motore esce, eccolo qui. Andiamo a prendere il motore nuovo e chiaramente tutto questo lavoro nel giro di pochi minuti, cioè facilissimo. Ricordiamo che il Sima HW8, il C e il W, le 3 e il G sono tutte le serie da noi disponibili, sono le macchine incredibilmente performanti, basso costo, alta tecnologia. La cosa più importante è riparazioni rapide. Eccolo qui, e adesso a questo punto si rimettono il plugino, si va a girarlo, si mette il coperchio del motore con due viti e il cambio motore è finito. www.renaultitalia.it